Per adesso è una grande festa di democrazia e partecipazione. Sono felice di vedere quante persone stanno votando, supereremo ampiamente il milione di partecipanti, credo che sia un grande segno di successo e per me è anche una grande soddisfazione vedere che il percorso che abbiamo disegnato per queste primarie è stato quello giusto. Ci sono state tante critiche, troppo lento, troppo lungo, troppo corto, e io invece penso che fosse quello giusto, il percorso che abbiamo costruito era quello giusto, non si sarebbe... Sarebbe stato negativo farlo immediatamente, a botta calda dopo la sconfitta elettorale, è stato giusto farlo adesso quando secondo me siamo in condizione, il partito è in condizione di ripartire e di ripartire bene, e soprattutto questa grande partecipazione dà molta speranza, e rivendico anche con grande orgoglio il fatto che noi siamo l'unico partito italiano che sceglie la propria segretaria, il proprio segretario attraverso un momento di grande partecipazione e democrazia. Noi non siamo un partito personale, rifiutiamo l'idea che un partito personale possa essere lo strumento giusto col quale far partecipare le persone, e questa grande affluenza oggi è la dimostrazione che è la scelta giusta. Questa... Grazie. Grazie. Il nostro partito esce molto più unito da questa vicenda, e questo parlare di scissioni e quant'altro è tutto un gioco giornalistico e politico, del gioco politico del transatlantico che si diverte moltissimo attorno al PD, ma è un gioco che non ha nessun elemento di realtà. L'augurio a chi mi succederà è l'augurio che abbia la possibilità di fare meglio di quello che ho fatto io. E io sarò lì ad aiutare discretamente dal mio posto, senza sgomitare. Sono contento che chi mi succederà possa avere la legittimazione di più di un milione di italiani, e credo che non ci sia nessun segretario di partito nel nostro paese che abbia una legittimazione forte come quella che avrà chi mi succede oggi, grazie a questa grande partecipazione. Io esco di scena e lo faccio molto contento di questa giornata di grande partecipazione, questa giornata di festa della democrazia, che è esattamente quello per cui nasce, è nato il Partito Democratico: rendere la democrazia e la partecipazione più forte nel nostro paese.